Ciao a tutti ragazzi, questo è Pancast Reaction, il format dove guardiamo e commentiamo i vostri video. Se anche tu hai un video da consigliarmi, scrivilo qua sotto nei commenti. Partiamo! Ciao a tutti ragazzi! Allora, oggi andiamo a vederci un video, il nuovo video dei Viagra Boys. Chi sono i Viagra Boys? I Viagra Boys sono una band post-punk, punk rock, post non lo so, svedese di Stoccolma. Musicalmente i Viagra Boys personalmente e musicalmente mi fanno cagare a spruzzo. Non li sopporto, non mi piacciono assolutamente. E non capisco neanche tutto l'hype che li circonda. Però, perché la vita è fatta anche di però, bisogna dire che a livello di video, mi è capitato in passato di vedere dei loro video, e i video sono interessanti, sono girati bene, hanno molti spunti divertenti. Quindi, essendo uscito da poco il video di Punk Rock Loser, come vedete qua, del nuovo singolo, credo tratto dal prossimo disco Return to the Cave, che esce l'8, quindi dopodomani, non lo so quando uscirà questo video, quindi comunque in questi giorni esce il video, il nuovo disco dei Viagra Boys. Andiamo a vederci il video Punk Rock Loser. Allora, innanzitutto Elmdale, l'ho già sentito, Elmdale deve essere, sarà tipo Texas o Kansas. Elmdale, comune in Kansas, ok, Elmdale in Kansas, benissimo. Quindi ambientazione western, con questi energumeni. Ok, questo è il cantante di Viagra Boys, che tra l'altro è un tatuatore e ha questa scritta sulla testa dove c'è scritto, io non so come si pronuncia in svedese, c'è scritto lös, che comunque in teoria vuol dire lose in americano, in inglese. Lose qua, bello. Bella faccetta. Ok, quindi ci sono questi energumeni, lui che arriva a Elmdale vestito da damerino. Tra l'altro, ecco, questa è una delle cose che mi piace di Viagra Boys, è che i video calzano sempre a pennello con le loro canzoni, quindi non capisco mai se siano stati ideati prima i video o prima le canzoni. È nato prima la gallina o l'uovo? Cioè, date un occhio a questi due energumeni qua, sono assolutamente poco convincenti. Quello con la sega e quello col martello. Quello con la sega ancora, ma quello col martello sta martellando veramente in modo poco convincente. Considerato anche il fatto che è un energumeno di tipo 120 kg. Li ha ammazzati? Ok, no, ha sparato a salve, bene. Ok, quindi lui va in giro con fare molto confident a far finta di uccidere tutti gli altri, bene. Tra l'altro questo qua sembra il cantante dei Gallows. Guarda che grosso. Questo invece è il sosia di Scamacca. Quindi hanno preso anche Scamacca, il centravanti della nazionale italiana, nel video dei Viagra Boys.
closer than a peace. I tizi sembrano un misto tra infastiditi e compiaciuti dall'arrivo in città del nostro amico Damerino. Questo è anche un po' ingrifato, se devo essere sincero. La canzone è veramente di una pallosità incredibile, ragazzi, ve lo dico. Sono contento che ogni tanto ci siano questi stacchi in cui non c'è il pezzo musicale, così è più intrattenente lui che fa il minchione in giro per la città. La mandrappona sembra conoscerlo e sembra pensare, ecco, è arrivato il più cretino del villaggio. E questo è un sentimento che io conosco molto bene, perché avendo un bar mi capita molto spesso di avere questa reazione quando entra il cretino del villaggio. Ordina un, non si sa di cosa, ok. Birra e whisky. La birra non si sa per chi sia, perché lui beve il whisky. Ok. Un brindisi. Alla vostra. Ah. Ok, abbiamo capito per chi era la birra. Per spaccarla in testa al minchione del villaggio. Non ho mai capito come fa la gente a prendersi le bottigliate in testa e non fare manco una piega. Beh, lui lo dice, I'm a savage, quindi. Bello l'assolo di banjo. Tra l'altro questo è un altro della band, non lo so, non li ho tanto presenti io sti Viagra Boys, può darsi, però. Fammi vedere una foto dei Viagra Boys. Viagra Boys. Adesso mi aprirà delle robe improponibili, no. Viagra Boys. Ma così a sentimento non sembra uno di loro, però potrei anche sbagliarmi. Boh, vabbè, comunque, poco conta. Fa la storia. Tra l'altro super inquietante sto tipo, eh. Madonna. Veramente inquietante. Un altro whiskino, ma questa volta mi sa che gli ha dato quello più potente della casa. Ecco, infatti, iniziano le allucinazioni da psichedelia anni 70. Tra l'altro anche in questo caso il sottofondo ci sta, eh. Ah, già finito però, gli passa in fretta, io di solito se mi ubriaco ci metto almeno una settimana a riprendermi. Ok, siamo giunti al culmine del video, qua o gli fanno il culo o succede qualcosa di inaspettato. Tra l'altro penso che questo video potrebbe piacere al mio amico René, che Don Reno, che fa tutti i cappelli da cowboy. Poi probabilmente vi metterò il link sotto per andare a vedere le sue robe. Comunque lo taggerò nel video, vediamo cosa ne pensa. Eccolo, il momento quadriglia. A
qualcosa di veramente LGBTQ+, questo balletto. Ok, il video dei Viagra Boys finisce così, con lui che dice I'm a loser. Niente, io rispetto sicuramente il lavoro dei Viagra Boys. Video bello, molto bello, girato bene, vabbè, ma voglio dire, loro hanno dei budget spaziali per sti video. Però, cioè, non fanno veramente parte dei miei ascolti e non credo che questo video, questa canzone possa cambiare il mio giudizio. Continuano a farmi cagare a spruzzo. Non sto neanche a lasciarvi sotto in descrizione i contatti dei Viagra Boys, che non penso che ne freghi più di tanto. Però vi lascio i miei, quindi se volete darmi una mano, seguite il canale, mettete un bel mi piace, commentate. Alla prossima, ciao ragazzi!